Ed eccoci qui, signori. Good morning, LCK. Eccoci qua finalmente al Casarlasco virtuale. Eddie Noise, Moonboy, pronti ancora una volta per accompagnarvi in quel che è il weekend LCK, con cui andremo a concludere questa seconda settimana di LCK. Dopo una, per appunto, l'inizio di seconda settimana davvero molto interessante, perché ne parleremo in queste 2 giornate. C'è molto da discutere, soprattutto per quanto riguarda la parte alta della classifica, che è completamente sfasata rispetto a qualsiasi possibile previsione, rispetto a qualsiasi possibile LCK classifiche e rispetto soprattutto ai Damwon Gaming Kia, fuori di testa. Già, stanno succedendo delle cose particolari in LCK. Questo Summer Split è abbastanza speziato un po' in tutto il mondo tra, non so, Vero, vero. LEC, dove partono quei Misfits 3-0, quasi 4-0 dopo ieri, hanno rischiato veramente di rimanere sulla vetta indiscussi. LCS, dove cambiano ogni settimana qualche giocatore nuovo che entra e esce. LCK a quanto pare non vuole essere da meno. Vediamo direttamente i points of the match per questo primo match di oggi. Due team che hanno cercato dei role swap abbastanza pazzerelli, DRX alla ricerca della loro prima Già. vittoria contro i Damwon Kia che invece vorrebbero confermare la loro terza. E poi vediamo la losing streak di DRX che dallo spring È split si quella. trascina dietro ancora 9 match consecutivi. Riusciranno a trovare una ritrovata aggressione e rifarsi da una losing streak contro i Damwon Kia invece conta 13 game, quindi una Non storia facile. tra queste due squadre non facile da superare. E poi la conferma dei Damwon Kia che mantengono il loro Ancora. ultimo lineup: Khan, Canyon, Showmaker, Marrang e Beryl. Ma la cosa Quale più ruolo importante, andranno a giocare esatto. Showmaker e Canyon? Questo è Questa è la cosa un po' più importante. l'interrogativo che tutti fanno, un po' si pongono, perché dobbiamo ricordare l'ultima best of three che abbiamo visto giocare dai Damwon Kia, dopo purtroppo la loro underperformance contro EKT, hanno deciso di ripresentarsi questa settimana con un cambiamento di roster. Ghost non più parte del roster iniziale, entra Malrang, che è il jungler sostitutivo, ma ovviamente non giocherà di carry Malrang. Malrang hanno messo a giocare Jungle, hanno messo Canyon L'ho in mid lane visto. e Showmaker in bot lane, quindi Proprio un ok. putpurri di creatività. Sì, chiamavo un mappazzone più che tra può essere un pupurrì, può essere un mappazzone. Noi vediamo team stats, lo vediamo per l'appunto. Abbiamo delle statistiche abbastanza disastrose comunque a livello proprio di classifica stessa per quanto riguarda Damwon Gaming Kia, soprattutto idem per i DRX, però per l'appunto vediamo su con 1-4, insomma, ci potrebbe anche stare. Per Damwon Kia è un pochino più preoccupante, potremmo dire, ecco, così. Abbiamo visto Già. anche l'average time molto alto, addirittura per i DRX abbiamo visto 39 anni per concludere una partita. È veramente tanto. In effetti, Beh, 39 anni sono abbastanza. Non abbastanza. so come Ovviamente li si parla di raggiungeremo in minuti, tempo ma oggi. ormai si mema perché i Vabbè, DRX, mettiti però comodo, Eddie, perché a quanto pare abbiamo una lunga esatto. giornata davanti a noi. Anzi, una Qualcosa lunga. più di una giornata, mi sa. Qualche lustro per Già. concludere questa prima serie. Però vediamo, giocatori che entrano sull'All Park, Sì, ovviamente pronti, pronti. si torna al giocare live con anche un ridotto Finalmente, pubblico. finalmente. Una cosa molto. La vera e più importante, forse, differenza tra lo Spring e il Summer Split, che finalmente, eccoli là, uno di fronte all'altro, ci si guarda negli occhi, qualche occhiataccia, qualche sorriso, qualche piccola banterata dal vivo, qualche piccola frase non detta che si potrebbe scorgere. Però, tra l'altro, ho visto comunque team dei DRX che li vede, proprio con quel bellissimo caschetto del dottore, lo scienziato pazzo, Yoshika, a capitanarli, e invece qui li vediamo, per appunto, dei Damwon Gaming Kia, che sono alla ricerca del loro Megazord, a quanto pare, perché stanno provando tutte le componenti possibili. È tipo un Lego, l'incastrano, non hanno il numero però. A quanto pare sì, qualche pezzettino forse ancora manca. Devono ritrovare principalmente il libretto di istruzioni, quello è il grande problema. Quando riesce a Quella. mettere insieme un Lego, i pezzi solitamente ci O sono. Se non riesce a imparare metterlo che su, non lo leggi è mai. che è forse anche quella l'altra lezione. Però, per una squadra come i Damwon Kia, quello ovviamente non vuole essere la realizzazione finale. Abbiamo sentito, insomma, dichiarazioni anche abbastanza interessanti. Ho guardato un po' di interviste con Showmaker dopo la loro ultima serie. E Showmaker è stato molto, molto vocale su questo dettaglio, che sì, effettivamente è un cambiamento che porta un pochino tutti a doversi adattare a nuovi stili, a nuovi ruoli, ma molto fermamente va a dichiarare che è ciò che viene richiesto da un pro player al giorno d'oggi e in quanto tale deve essere capace Spingersi. di reggere quella responsabilità, ecco, quasi Già.
quasi come se ci stessimo muovendo effettivamente verso un futuro di League of Legends competitivo, bravo, dove so un giocatore non è più legato semplicemente al singolo ruolo. Ed è un assaggio che... Esatto, è un assaggio che forse iniziavamo già a sentire con tutto questo meta dei potentissimi flex pick, con questi campioni che ormai vanno in più corsie. Sempre più giocatori sono abituati a giocare non ruoli chiaramente per quanto riguarda l'allocazione magari all'interno della mappa, della lane, però ruoli per quanto riguarda proprio la tipologia di campioni, passare da assassini, maghi di controllo, tank, tiratori. Basti pensare, i mid laner sono abituati a spaziare veramente su dimensioni veramente enormi, quindi l'adattamento deve essere sicuramente una grandissima caratteristica. Cioè, stiamo anche vedendo, poi voglio riprendere questo punto perché è inoltrato un argomento molto interessante, guardando però velocemente, favorendoci delle grafiche stesse della bellissima scena LCK, vediamo i key player di Mecca. A me piace tantissimo il fatto che si punti molto adesso sul supporto, perché le zone supporto attualmente, ragazzi, stanno facendo veramente le partite, non tanto perché ogni tanto tra una scena e l'altra possono essere un pochino più protagonisti magari con un campione o l'altro, ma perché ormai la tipologia di campioni che possiamo vedere in corsa inferiore tra Nautilus, quel Braum, quel Tank Ench, quella Leona, ti permette di essere così playmaker. E poi qua ce l'abbiamo per l'appunto Kanyon, Showmaker, giocano un po' allo specchio, non si sa bene chi sia chi. Giocano un po' come le copie, no? Diciamo così, non sai bene effettivamente quale versione di loro potrai trovare, ecco. Giustamente il Sekiro definisce un ridebutto, perché si propongono su corsie nuove con ruoli anche particolari, e di nuovo si va a tornare un pochino su quel discorso di Showmaker, gioca campioni Ezreal, Kalista ha visto un pochino la sua parentesi sulla corsia centrale, tra l'altro sicuramente un pick che Showmaker ha giocato in passato in quel ruolo e ha voluto trasportare. Ezreal ha anche uno stile molto simile a uno Spellcaster, c'erano un po' di voci riguardando gli Ezreal da solo lane anche in questa stagione che non hanno fatto il loro grande debutto, mentre per Kanyon forse la più grande differenza quel Viego, sì, in giungla, ma l'abbiamo visto molte volte anche in mid, molte volte anche in top lane, principalmente quel Ryze mi ha sorpreso molto nella sua partita, perché è un campione che in giungla non vedresti assolutamente, ma Kanyon ha avuto veramente un'ottima performance, quindi l'adattabilità di questi giocatori anche nel cambiare a volte totalmente ruolo, perché un conto è passare dalla top alla mid, un conto è passare dalla giungla a una solo lane dove devi cambiare l'intero modo in cui gestisci le tue prime passi fasi dalla di PvE, tra virgolette PvE, al PvP vero e proprio, quindi quello puro continuo. Dicevo però, volendomi un attimo legare a quella parentesi che hai aperto su quello che ha detto anche Showmaker, io principalmente sono molto contento di due fattori. Il primo, che i Damwonkia stiano cambiando a prescindere, per quanto io possa memare sul Megazord dei pezzetti del Lego, sono contento che un team come quello di Damwonkia, famoso comunque per essere, come un po' anche il campionato del Sega stesso, fossilizzato, no? Su alcuni grandi pilastri, grandi concetti, no? Tavole di pietra scritte, no? I comandamenti di League of Legends. È un team comunque abbastanza storico, tutto sommato ormai ha avuto una certa legacy, per quanto adesso finalmente si possa fregiare di quel titolo molto importante. Dicevo però, per appunto, un team del genere così radicato, insomma, su alcuni fondamentali, stia provando a cambiare in questo modo, percependo che qualcosa non stia girando come dovrebbe, è importante. Dalla sconfitta dell'MSI a queste piccole sconfitte raccolte durante lo summer iniziale, si sono fatti qualche domanda e mi piace che siano pronti a cambiare. Poi magari questo qua non sarà la chiave di volta, ma sarà sicuramente un passo che li porterà magari a essere un pochino più coscienti, completi delle loro condizioni, delle loro performance. E concludo dicendo che quello che ha detto Showmaker, come giustamente tu hai sottolineato sul fatto che ad oggi venga richiesto, è giusto, perché League of Legends è cambiato e l'asticella stessa della difficoltà si è innalzata enormemente, e mi piace il fatto che per quanto riguarda l'LCK avevamo Faker, no? Come colui che era il mid laner, il miglior mid laner, il miglior player del mondo. Lui era uno dei comandamenti, no? Lo è tuttora, tra virgolette, perché ormai è inciso sulla pietra. Però poi abbiamo per appunto Showmaker che dice: no, ragazzi, ormai è giusto che Faker rimanga Faker e quello che rappresenta, ma ad oggi il player, il pro player, deve poter spaziare, perché è quello che il gioco stesso richiede ormai, una grande elasticità, ecco. Sì, abbiamo parlato molto spesso, elasticità, flessibilità, queste sono veramente parole chiave del League of Legends moderno, e si può guardare un pochino anche la storia, ci sono molti giocatori che dopo un role swap hanno trovato il più grande successo della loro carriera, basti pensare a giocatori come
anche soltanto Core JJ, che nasce come AD Carry, milita in squadre di bassa classifica, persino LCS era una AD Carry di Dignitas a un certo punto, poi passa al ruolo di supporto, va in Corea, torna nei Gen G, vince un campionato mondiale, insomma un bel achievement per lui prima di poi ritornare in patria nordamericana, ma comunque mantenersi uno dei più grandi giocatori in quella scena, che trova grande successo nel suo ormai tra virgolette nuovo ruolo. Però appunto il role swap porta molta freschezza sicuramente alla vita di un giocatore, certo è doversi abituare a tutto un nuovo aspetto, tutto un nuovo stile, tutto un nuovo a volte anche parco campioni da giocare, però allo stesso, cioè è un porta sì quella freschezza, ma porta anche quella freschezza, è un'opportunità positiva il riscoprire un gioco dall'inizio e ritrovare quella, quella voglia, quella passione, quella, quella frenesia quasi che c'è nel, nella novità. Quindi di questi giocatori sono spinti veramente in una direzione che altrimenti forse non avrebbero trovato. Però adesso basta portare l'acqua al tubulino solo perché vuol giustificare il fatto che tu abbia Mastery 5 su tutti e giochi ogni qualsiasi campione. Quello è int. Scherzi a parte. Siamo se in lo swap abbastanza forse esatto. Anch'io diventerò bravo. Esatto. Signori, siamo in sessione dei campioni. Meme a parte, siamo pronti ovviamente per cominciare. Un match che, ragazzi, se vi metteste con un occhio magari bendato per non vedere la classifica e quello che succede, sembrerebbe essere un grandissimo match già partendo dallo spring dello scorso anno, per esempio nomi di questo calibro da Monkey e da Alex potevano veramente farci sognare per le vette della classifica. Invece adesso l'una Blueside cerca di raccogliere punti, l'altra è una disperata ricerca di almeno un punto. Si parla di Nola Luz, tredicesima contro da Monkey, devono vincere in qualche modo. Eh sì, perché come giustamente sottolineato, come abbiamo visto nel point of the match, la serie di sconfitte di DRX si sta estendendo in maniera veramente preoccupante. Questa è una squadra che, se guardi la prima metà dello Spring Split, poteva tranquillamente puntare a un accesso ai mondiali, mentre adesso la contesa diventa molto più ampia, anche perché vediamo squadre come invece i Nongshim Red Force avere un grande inizio di stagione in questo Summer Split, quindi i DRX devono quasi sperare di vedere un percorso speculare rispetto a quello che hanno visto nello Spring Split, dove magari la seconda metà del Summer li porti alla ripresa, alla riconquista, perché sicuramente questo primo inizio non è facile. Adesso doversi fronteggiare una squadra come i Damwon Kia, con tutta questa flessibilità aggiunta, non è certo chi vorresti trovarti davanti. Assolutamente, in ogni caso la prima fase di ban fila veloce e liscia con Lulu, Lucian, Renekton, alla quale gli Alex hanno risposto con Karma, Kalista e quel Gangplank. Pick che in ogni caso sono state abbastanza importanti per un team e per l'altro. La Monkia che volano verso questa Kali, che ricordiamo ormai avere un impatto davvero pazzesco, pesantissimo nel PG Nations. Adesso finalmente la stiamo potendo vedere di tanto in tanto regalataci da alcuni mid laner, mentre invece abbiamo detto nelle grandi leghe maggiori, come abbiamo sottolineato anche nella scorsa giornata del PG Nations, è onnipresente che sia pick o che sia ban. Già, qua in LCK ancora 100% di presenza per Akali, 10 win, 3 lose, quindi anche un fantastico livello di score per quanto riguarda l'assassina, la shinobi ioniana. Rumble, l'altro campione che manteneva un pochino quel 100% di presenza al fianco di Akali, Renekton l'ha perso nel corso della settimana, adesso soltanto 95, però comunque un'alta priorità per DRX, anche perché per adesso nella serie che i Damwon Kia hanno giocato questa settimana con Malrang inserito, quel Rumble è stato l'unico campione che Malrang ha giocato, quindi sarà necessario uno spostamento adesso del giocatore su un altro campione, forse addirittura un altro stile. Ezreal nel frattempo qua alloccato, immaginiamo se i lane assignment saranno gli stessi della scorsa serie, che andrà nelle mani di Showmaker verso quella corsia inferiore. È un Volibear che, per carità, l'abbiamo visto giocato in mid lane, Chovy ci ha deliziato con le sue solite proposte fantasiose dello spostamento sulla corsia centrale di quel campione, e se abbiamo nuovamente Canyon che va mid, Volibear sarebbe un campione perfettamente nella sua pool, quindi aspettiamo, ma occhio a questo possibile flex. Stiamo a vedere, perché effettivamente per Malrang c'è ancora grande possibilità comunque di poter spaziare verso alcuni pick che possono tranquillamente gestire la corsa inferiore. Se proprio vuoi fare il pazzo, c'è comunque qualche tiratore come Kindred e Graves, ma dubito, spero di dubitare. Mentre invece paradossalmente Moon, se proprio dovessero trovarsi un po' alle strette con la champion pool di Malrang, o meglio l'utilizzo che se ne può fare in quella corsa inferiore,
Ezra, tutto sommato, è un campione che può stare abbastanza safe sotto torre. Puoi farmare un pochino più tranquillo senza esporti troppo. Se proprio vuoi tirare la corda, forse è un buon pick su cui ripiegare. A mali estremi, ovviamente. Seconda fase di ban che adesso si vede, quella Rakan rimosso. Credo di aver tirato una mostruosa laggata, quindi... Penso di sì. Ho perso un attimo, però... forse alla fine del tuo discorso. Però sì, per riallacciarmi un pochino direttamente, quell'Ezra è un campione molto flessibile, quindi per quanto ci aspettiamo che magari Showmaker ha avuto una buona performance con Ezra nella scorsa serie, abbiamo visto comunque Showmaker spammare un po' di AD carry adesso anche in solo Q. Diciamo che questi da Monkia potrebbero ancora muoversi in molteplici ruoli, perché se è vero che mettere Showmaker, forse uno dei giocatori più capaci di questa formazione, in un ruolo diverso dal suo, ti permette comunque di avere una performance di base di un buon livello, puoi anche fare il ragionamento inverso, ovvero metti uno dei giocatori che magari se la cava peggio nell'adattarsi a questa nuova flessibilità su un campione sicuro, su un campione tranquillo, e Showmaker gli vai, vincimi questa partita da solo, fai 1v9 come fai tu di solito. Lo vediamo per appunto dopo la presa di quel set, la fase di ban, ha visto Nocturne e Twisted Fate rimossi, mentre invece zona supportiva dove ancora mancava tanto abbiamo visto quel Rakan, Bard addirittura rimossi, ma ci può stare, Bard lo conosciamo molto bene, un pick speziato del buon Beryl. Sì, arriva ed è qualcosa, al fianco, già. Qualcosa che possa minacciare forse anche delle lane un pochino più timide. Ma quella è una Yumi, quindi parlando di lane timide, qua abbiamo decisamente delle interessanti dichiarazioni da parte dei Dammonkia, perché immagino a questo punto con questi lock finali che quello sia nuovamente Viego in mid lane per Canyon, Volibear in giungla per Manrang e Ezreal Yumi per Showmaker e Beryl. Mi si incrociano gli occhi tra l'altro a dover spostare ogni volta i nomi dei giocatori che non sono al loro posto. Già, vedremo se verranno cambiato o meno. Ma attenzione, con l'ultimo pick per i Rex, con questa Orianna, un safe pick per Solka. D'altronde dovrei vedertela con pick strani da quella corsia centrale. E alla fine è così. No? Sì? Sono molto curioso, mancano pochi secondi e se dovesse essere veramente... Io sono delizioso. Deliziato? Okay. Sono quasi gasato di vedere una roba del genere, perché è veramente fuori di testa. È abbastanza gasante. Ah, confermato. Che bello. Okay. Volibear sarà... Yumi bot. Wow. No, sexy, quello, sexy. Perdona, quello è comunque Marlan che va in giro con Volibear. Lo so. Però devi farvelo un attimo. Volibear Yumi bot con Smite, oltretutto. Con Smite, dovevi reggermi un attimo il gioco, eh. Magari qualcuno ci avrebbe creduto. Però sì, Marlan, per l'appunto, avevo detto, flexibile o meno in quella giungla. Mentre invece, per l'appunto, vediamo un po' di flex interessanti per quanto riguarda i pick come per appunto quella Kali, quel Viego, al di là di quel Volibear tankoso. E comunque una Yumi che può giocare un po' su tutti, per appunto. Già. Può rimbalzare un po' su tutti. Più che altro la cosa che mi stupisce di più di questa finale allocazione è il vedere che tra la flex dei due solo laner abbiamo risolto con non Viego per Canyon, ma Kali per Canyon. Quindi non un campione che appunto nemmeno è avvezzo a quel ruolo da jungler, però... Abbiamo già sottolineato come nella scorsa serie Canyon abbia avuto una grandissima performance con Ryze tra tutti i campioni, quindi sono decisamente curioso di vedere la sua Kali a questo punto. E signori, come sempre, stemmi e l'ingresso sul Land Evocatori, questo è il momento di cominciare la prima delle Best of Three, al meglio delle tre ricordiamo, ne servono due di vittorie tra i Dammon Gaming Kia e i DRX. E come sempre potete farci sapere per chi fate il tifo, da casa avete gli hashtag, avete le bet in chat di Twitch, potete lanciare il vostro favore e potete tenere d'occhio attentamente questa partita perché... se non altro, questa volta hanno swappato per bene i ruoli, quindi non dovrò impazzire a seguire con lo sguardo, confrontare i CS di uno con quelli di un altro e fare la scaletta avanti e indietro per capirci qualcosa, no, questa volta la regia LCK mi facilita un po' il lavoro. Sì, sono veramente curioso di vedere Canyon con questa Kali. Questa penso sia la... perché tra tutti i flex che vediamo ormai di questi giocatori, forse vedere Showmaker su una D-Care è la cosa anche, tra virgolette, meno interessante, perché i mid laner sono sempre stati i giocatori che sono stati costretti a...
grande flessibilità, una marea di campioni nella storia di League of Legends è stata giocata su quella mid lane. La giungla un pochino più conservativa a tratti, quindi soprattutto su campioni così caratteristicamente poco jungler, sono molto curioso di vedere Canyon nelle sue performance. Assolutamente, attenzione però, subito aggressioni in quella che è la corsia inferiore, per l'appunto. Ezreal e Yumi, parlavamo un po' dello stare safe, lato di Rex, da Monkia, lo prendono il concetto, lo fanno loro e lo massimizzano soprattutto. Già, non vogliono lasciare molte aperture in queste fasi iniziali di gioco. Ezreal e Yumi sono una lane molto tranquilla, vediamo anche lo start di Lacrima della Debra Showmaker, è l'equivalente di una proposta di pace. Io non voglio fightare, ho preso un oggetto che non mi dà statistiche da combattimento, voglio soltanto accumulare il mio mana, sopravvivere alla lane phase, farmare da lontano quello che posso farmare, voi fate quello che volete, io poi mi faccio risentire a 20 minuti. Corsa superiore invece vediamo per appunto Khan, Kingan. Ricordiamo Kingan molto importante per questi DRX, purtroppo anche purtroppo ripeto, nonostante le sconfitte, ecco. Nonostante quello 0-3, Kingan ha giocato in alcune partite delle serie, seppur persi di Rex, un ruolo fondamentale. Aset, un buon diciamo playmaker dal punto di vista delle supreme, con quelle facce sfasciate, il pezzo forte, può girare a favore del proprio team il team fight. Già, con una composizione che si allinea molto bene su quell'identità molto tradizionale, perché di Rex non abbiamo parlato molto della loro comp, ma si presenta come una wombo combo, set, Rumble, Orianna, aggiunge anche il Varus da letalità per lanciare le frecce che immagino faranno molto male se riesce a prendere il piede giusto Bao, in mezzo a tutto quel mucchio che i D-Rex vorranno andare a creare. Per i Damonkia l'obiettivo è cercare di mantenere i fight e gli scontri quanto più caotici, ma caotici nel senso non oh mio dio sta succedendo tutto insieme, nel senso separato, nel senso non lasciare ai DRX i loro ordini, il loro piano così lineare, così lineare come vorrebbero proporlo. Ecco, i Damonkia hanno molta mobilità nei loro campioni, hanno molto sustain, hanno molta capacità di eludere un po' le aggressioni avversarie, quindi sarà interessante seguirli soprattutto durante quei fight prolungati e vedere come riescono ad aggirare i punti di forza di DRX. Già. Corsa inferiore un po' di aggressioni che vedono addirittura DRX costretti un po' alla ritirata, ma d'altronde quelle frecce penetranti da parte di Bao, per quanto possono essere aggressive, se Showmaker riesce ad oggiarle, o anche qualora ne sia soltanto una, prendere di striscio Showmaker, Yumi, con le sue altissime meccaniche di alta qualità, gli basta premere un pulsante, lo refulla. E per Bao è un po' un problema. Non dico che è un counter Yumi delle frecce penetranti, ma tra il timing e le cure non gioca di certo a favore di Varus, ecco. Sì, non è uno scontro piacevole da affrontare. Per Yumi comunque spendere molto mana per le cure nell'early game non è troppo piacevole, almeno finché non riesci a proccare tutta la tua fascia del flusso per avere la rigenerazione mana bonus. Però c'è da dire, soprattutto per quanto riguarda minuti magari successivi di gioco, quando Bao raccoglierà un po' di letalità, un po' di aggressione, quelle frecce faranno molto male, soprattutto se riesci a trovare Yumi, perché Yumi dobbiamo ricordare statistiche molto basse come campione, pochissime HP, pochissime resistenze, quindi se riesce a cogliere in un momento in cui è scollegata dal suo alleato, possono essere dolori. Ora, per fortuna di Yumi, i DRX non hanno così tanti controlli, così tanti CC pesanti che possono acchiappare Yumi mentre è fuori, perché si parla di catena della corruzione, al massimo shockwave e facce sfasciate, poco altro. No. Qui vediamo purtroppo Khan costretto, dopo una feroce aggressione, ad un flash di rispetto soprattutto. D'altronde King stesso poteva flashare per trovare con le facce sfasciate, c'era comunque Pioshi in avvicinamento. Un flash doveroso al quale comunque Malrang può sfruttare per conoscenza di posizione di Pioshi e quindi avvantaggiarsi su qualche minion della giungla. Sì, se non altro per i DRX prendere quel flash vuol dire che magari avremo un Viego un pochino più tranquillo. Considerata l'itemizzazione di Khan, sembra volersi muovere verso l'annientatore divino come oggetto mitico, non la build da Viego con oggetti mitici da tiratore, poi magari un'itemizzazione più tankosa negli oggetti leggendari. E
posso dire anche abbastanza comprensibile, comunque ci sono bersagli resistenti dall'altro lato e quando sei in lane soprattutto è un pochino più punitivo andare verso le componenti di un oggetto da tiratore, visto che non ti danno sustain in più, non ti danno survivability in più, al massimo ti danno un po' di rubavita se vai per l'arco scudo immortale, ma per il resto niente HP, niente statistiche che ti possano aiutare in una top lane che, come abbiamo visto ormai nel corso dei meta, la top lane è un continuo duello, è un continuo menarsi la maggior parte dei danni che i top laner accumulano nel corso dell'intera partita, è proprio trovata quasi direttamente in fase di corsia. Sì, per l'appunto adesso vediamo un po' di differenze su qualche corsia, ma che paradossalmente rendono l'intera leaderboard a livello di gold praticamente paritaria, c'è giusto un piccolo vantaggio lato da Mongeminkia, ma si parla veramente di centinaia di gold, una differenza veramente esigua, una pozione della salute, qualcosina in più. Una pozione a testa, così una ognuno pozione a testa. Si esatto, fa una bella bevuta di sustain. Di sì, il vantaggio che Khan sta generando per adesso a livello di farm sulla corsia superiore viene quasi interamente compensato da Sol che sulla mid lane. Adesso Khan però nei guai. Manca il flash. Khan è costretto a rispondere da Lady Kingan, ma Pioshi che è nelle vicinanze, il livello missilistico disponibile in una posizione neanche tanto ottimale, prova il riposizionamento con la Suprema ma poco può fare, sarà Kingan quindi a raccogliere l'uccisione, forse questa è l'unica consolazione di cui puoi, diciamo, fregiarti, ecco. Sì, far partire Rumble con una kill sarebbe stato ottimo, quindi da c'è comunque punto la sacca di raccolto, però quello se lo gode sempre, fa sempre comodo, raccolto oscuro e sigillo oscuro, aiutano un pochino più Pioshika a non rimanere troppo triste dopo questo scambio. Un po' di tristezza per Khan, che aveva un'ottima copertura di visione lungo tutto il fiume, perché avevi controllo largo granchio più un lume di controllo nel cespuglio del fiume, ma Pioshika è arrivato dalla sua stessa giungla, forzando un engage molto aggressivo da parte di Kingen con quella Suprema che ha aperto le danze, e purtroppo Khan era troppo avanti per avere tempo di trovare poi la fuga. Già. Adesso vediamo attorno a quell'area del drago un po' di interesse, il trono del drago infernale, una stack, nulla di così impattante, però è pur sempre una stack che rimuove i nemici, te la prendi te e ti porta sempre più vicino poi a una possibile anima del drago della montagna, della montagna del drago, insomma. Hai leakato lo script. Ho leakato lo script. Volevo dire anima di qualsiasi esatto. Drago. Non anima posso qualsiasi... sapere quale elemento. Sarebbe davvero molto strano se sapessi già. Ingresso in Kainan, buona l'onda d'urto. Segue però molto bene la doppia attivazione della Suprema. Il flash parte Marrang più Suprema annessa. Lo stordimento ormai però è già svanito. L'ultimo attacco. Beryl. Come on. Quello è veramente l'equivalente. Quello è l'equivalente del gatto che ti guarda negli occhi e poi spinge il bicchiere giù dal tavolo. Letteralmente. Wow, Beryl. Vedremo. Una buona azione, tutto sommato. Sì. Un buon tentativo di all-in. Allora, più che altro fa ridere e fa un po' anche male al cuoricino. Più che altro perché hanno sprecato la Suprema, il flash di Malrang, la Suprema stessa di Malrang e poi un auto-attacco. Sì, quella Beryl. È stata la cosa più comica. Proprio il singolo tocco. Ma rivediamo ancora una volta un buon tentativo di aggressione. Canyon ovviamente spara entrambi i colpi della Suprema soltanto per chiudere distanza. Solka cerca di fuggire. Solka non aveva mana, quindi non sarebbe riuscito a trovare il trade back, anche quindi se Kenny aveva pochi HP non si è sentito impaurito nel lanciarsi avanti. Alla fine più lo guardo più dico ma sì, quella tua attack praticamente è necessario, perché non c'era un'ustione sopra, non c'erano modi di superare l'aggressione e forza, dall'altro dai. Lato del muro quello c'erano era. Comunque Bao e Becca che stavano correndo, che avrebbero probabilmente salvato Solka, quindi probabilmente se Beryl non avesse lanciato il bicchiere giù dal tavolo non sarebbe successo niente. Esatto. In ogni caso, veloce roaming da parte di Becca soprattutto per favorire la conquista del primo messaggero. Ma lo sappiamo, da Monkia non sono generalmente così interessati agli obiettivi, soprattutto quelli iniziali. Qualche volta può capitare un drago, i messaggeri dipende molto da quanto Canyon, finché era in giungla, se la sentiva matta. Vorrei però vedere proprio col Marrag se qualcosa poteva cambiare, però è anche vero che le corsie stesse in quel momento non sono ben posizionate per anche solo fare una contesa. Arte l'epilogo. Qui purtroppo forse un timing non perfetto, potevi sicuramente cogliere un po' in contropiede Solka, però vabbè,
Ormai posizionamento da parte di Solka ottimale che non gli non permette a Damon Kia il proseguo dell'aggressione. Sì, purtroppo va un po' a vuoto il tentativo. Lì forse un po' anche appunto le mancate. La mancata coordinazione e abitudine anche di cavarsela in modo del genere con queste meccaniche, questi campioni per Canyon, ha un pochino fatto da salvezza, da ancora di salvezza per Solka. Da Monkia quindi mantengono un ritmo abbastanza tranquillo in queste prime fasi. Vediamo adesso annientatore divino comprato per Showmaker, quindi sembra che ci saranno due annientatori divini e abbiamo già stabilito che questo non promette bene. Sì. Anche perché Marran poteva andare per il terzo, rompere quindi la maledizione degli annientatori divini e pari. E ha deciso invece di intarla. Ha deciso di intarla, di andare verso un oggetto da tank, il che però potrebbe darci un Volibear da predatore. Camp Tank Turbo con una Yumi attaccata che lo speeda con la Shurei e lo speeda con lei, potremmo vedere un Volibear molto molto veloce. E questo direi molto che è una buona consolazione. Però è anche vero che Marrang, se si vuole parlare proprio anche di colpe, l'unica skill da utilizzare in giungla è quella della police, se vuoi correre, sappiamo bene. Quindi, tra l'altro io qua ho un fun fact che non pensavo sarei mai stato capace di utilizzare. Come forse non molte persone sanno, io sono cresciuto, a parte la mia infanzia, l'ho vissuto in Repubblica Ceca. Ora, sai che in ogni lingua praticamente gli animali hanno il loro verso onomatopeico, il gatto che fa miau, però in lingua inglese fa miau scritto M-E-O-W, insomma hanno sempre diversi modi. Lo sai qual è l'onomatopea ceca del verso dell'orso? Ho paura, dimmi tu. È brum. Oh, e quindi è proprio l'orso che fa brum. È proprio la brum brum police. Vedi? C'è sempre un disegno, un perché, un qualcosa. Mai è per caso. Lo sapevamo. Non lo sapeva forse Malrang, che per l'appunto ha scelto una... Se non sbaglio, ha una skin o è quella normale addirittura? No, ha una skin. È una di quelle skin... Sì, è quelli che accentua... È una di quelle skin che aveva nella release, che nella skin originale di Volibear dava veramente poco, però corre vuoi che è diventata un pochino più carina, non ricordo purtroppo come si chiama. È quella che ha un po' i tratti, vedi, questo un po' fulmineo con questi cristalli sulla schiena. Molto Warcraftiana. Più... Esatto, molto più fantasy style. In ogni caso messaggero in corsia centrale di Rex spingono forte, guadagnano anche un certo vantaggio, un vantaggio certosino, con quelle 1200 unità d'oro. Che li avvantaggiano sulla leaderboard. Molto arriva da quelle placcature in corsa centrale, molto arriva anche da quella, da quel primo sangue comunque, e il fatto che Kingen piano piano abbia anche appianato a quel divario. È vero, Kingen non soffre più così tanto quella differenza, mentre sulla mid lane Solka sta continuando a crescere bene quel vantaggio in CS. Solka tra l'altro con questo run ha raggiunto adesso livello 11, così come Canyon dall'altro lato. Vediamo poche placcature, soltanto quelle 3 sulla corsia centrale grazie al messaggero conquistata dai DRX. Una partita che in questo early game si sta mantenendo molto tranquilla, molto conservativa. Insomma, nessuna delle due squadre sta spingendo particolarmente forte su alcun lato di mappa. Abbiamo visto sì Showmaker completare quel primo jet e quindi poter magari cercare di spingere un'aggressione un pochino più marcata con questo Ezreal d'ora in poi, ma sappiamo che Ezreal in questa meta non ha fretta di generare vantaggi, può tranquillamente trovare all'interno del teamfight, e siamo abituati un pochino ai Damonkia che comunque fanno più dei teamfight il loro terreno di caccia che delle fasi di corsia. Un po' di aggressione da parte di Malrang, ma nulla di più, giusto per dare un pochino più di pressione su Kainan, liberarlo magari. Posizionamento molto interessante da parte sua, anche un'altra fronda. Intervento anche da parte di Yumi, ma entrambi spottati. Tra l'altro quella breve inquadratura sul recolo di Pioshek con quella skin, tutto molto epico, con la musichetta molto alla Garden of Galaxy. Ma attenzione, perché adesso ancora una volta si arrivano a dei primi oggetti mitici, soprattutto il lato DRX con quello spezzapassi, il gelo perenne, sta comandando ormai anche per Pioshek. Piano piano l'artiglio di corsa in fiore, insomma piano piano ormai i primi oggetti stanno arrivando, ci vorrà ancora un pochino più di tempo per i Damon Kia, ma abbiamo già 40 torri di vino per Showmaker. Sì, una volta che tutti inizieranno a completare quei loro oggetti, penso che vedremo forse anche una contesa un pochino più accesa per quanto riguarda magari i draghi principalmente. I draghi sembrano essere un obiettivo comunque abbastanza interessante da perseguire, visto che ormai tu hai leccato lo script che avremo una landa della montagna, quindi su quello non voglio neanche interrogarmi se sarà oceano o montagna. E
Però appunto con campioni come Akali, con campioni come Ezreal, queste prime power spike possono essere già molto importanti. Soprattutto Ida Monkey puntano a mostrarsi bene nel team fight, perché con un campione come Viego i team fight sono il tuo playground, il terreno di gioco, no? Quindi se riesci a partire con la giusta priorità, la giusta coordinazione, lanciarti su un bersaglio, ucciderlo e poi Viego si scatena con il reset, abbiamo avuto modo di vedere anche nelle scorse giornate di LCK cosa succede, qual è il vero potenziale di questo campione su quel tipo di aggressione. Khan potrebbe veramente regalarci delle grandi performance, anche se per adesso è stato vittima prevalentemente e continua ad esserlo. Già, ha un flash da questa parte, verrà utilizzato in maniera un pochino più aggressiva, diciamo, nella giunga avversaria. La stack di ricalto oscuro viene comunque raccolta. Marrang in avvicinamento protegge il proprio compagno. Khan riuscirà a salvarsi per il rotto della cuffia, ma situazione non facile. No, non troppo, però bastato quasi anche soltanto il predatore di Malrang, sì, per avvisare la presenza di quel volleyball e fare un po' impensieri di Rex, che però adesso, siccome sono tutti e... non tutti e cinque, solo che in botlane, però tutti e quattro qua pronti a contendere questo messaggero, potrebbero forse cercare uno scontro. Showmaker sta mettendo giù dei buoni danni da poke, di Rex devono decidere se ingaggiare, ma non hanno la utility Rumble, quindi non prendono il grilletto. Quella suprema fa un po' desistere dalla possibile aggressione, ecco. Diciamo così. Già, purtroppo non si spingono troppo avanti, hanno lanciato molto su quella top lane, ma senza trovare quello che volevano. Khan con Kingen per adesso questi duelli non lo vedono molto avvantaggiato. Kingen comunque traspezza passi, hit naturale di Set che lo predispone naturalmente verso quei trade aggressivi da corsia, ma principalmente anche il corpetto di Rovi a portare quelle piccole ferite gravi, vanno a ridurre molto del potenziale di un campione come Viego, che fa del suo sustain un grande vanto. Assolutamente, ma inoltre per l'appunto già quel corpetto è un po' un problema per Khan, a maggior ragione se non parti con un così grande vantaggio e non hai poi così tanti oggetti ancora della tua. No, per adesso, come dicevamo, fase di accumulo principalmente. Cerchi di non rimanere troppo indietro per quanto riguarda il gold, che ormai legge quasi 2000 unità a favore dei DRX. E sono però incuriosito un pochino di vedere la mossa su questi eventuali draghi, perché Drago della Nuvola, per quanto non sia particolarmente goloso forse per questa squadra dei Damon Kia, potrebbe lasciare un brutto precedente se permetti DRX di avvantaggiarsi sul 2 stack a 0 su quell'oggetto. Vero. Adesso Showmaker ha chiuso anche il suo secondo oggetto, full staccata, la sua muramana. Quindi abbastanza minaccioso con questo Ezreal, potrebbe essere il momento in cui da Monkia decidono di fightare un po' per questo prossimo obiettivo. Infatti la loro presenza è totale qua. King è sulla top lane senza teletrasporto, quindi credo che i DRX vogliono mollare il drago. Sì, esatto, anche perché comunque pressione del messaggero utilizzata per conquistare spazio e posizionamento. Arriverà la capocciata, però ormai ben più che fuori da quelle che sono le... Beh, in realtà, ok, sì, Drago, ma First Tower, che ancora non è stato conquistato, questo incrementerà ulteriormente la gold lead dei DRX, quindi non posso trovarmi più che, insomma, abbastanza convinto da questa scelta. Già, alla fine hanno comunque ottenuto quello che volevano, la loro scelta era di lasciare King and Lives, sapevano di non avere quel teletrasporto, esatto. Hanno fatto una scelta conscia, anzi... da Monkey sono anche forse un pochino attardati nel farlo. Abbiamo però una grande sorpresa, perché a quanto pare hai letto lo script sbagliato, perché questa non anda dell'oceano. Ho letto lo script della partita dopo, infatti. Forse, ecco, mi sa che hai preso un'altra partita, un'altra giornata. La prossima, quella del 2-0 di Damonchia, vedrà una montagna come anima. Troppe informazioni. Non puoi venire qua a spoilerare tutta la mattinata ai nostri fan di LCK. Poi la gente se ne va. Dice, vabbè, sai gente... allora sai che faccio? Mi guardo il riassunto finale. Tanto vediamo con comunque... inferiore. Già, ancora una volta. Si Khan, King. Si sì, sono quelle prime fasi dove da Monkia, ancora una volta, per quanto cambino, comunque i pick che hanno per adesso non permettono di certo di snobollare l'early game, volare da una parte all'altra. Per quanto Akali, sì, vorrebbe fare questo. Bisogna comunque capire che non è che può trovare grossi e facili assassini, perché Solka gioca in maniera molto passiva e tranquilla. Corsa inferiore, Bao si può affidare a Becca per qualsiasi possibile incursione nemica. In top è King molto tankoso, Pioshik sì, forse è l'unico che puoi veramente aggredire, ma quando, dove, perché pensare molto tanto.
Sì, è vero, anche perché non c'è stata proprio una grande proposizione da parte dei Damunchia stessi nel corso della partita, e i DRX di conseguenza si sono mantenuti abbastanza sulle loro, ecco, non li abbiamo visti particolarmente esposti, particolarmente alla ricerca di azioni solitarie, al di fuori di magari Kingen che continua a spingere un po' contro Khan, ma anche lì è una lane che Khan sta reggendo benissimo, addirittura adesso recuperando... mantenendo ancora di più quel vantaggio in CS che teneva durante le fasi di corsia. Purtroppo l'interrogativo che avevo su questa Akali di Canyon per adesso non mi sta dando dei risultati stravaganti, ma vediamo cosa hanno in mente adesso. Vediamo. Aggressione che comunque porta all'ottenimento della prima torre anche per i Damunchia. Liberano solo un'altra corsa centrale, ma d'altro canto la stessa corsia centrale vede la torre Damunchia veramente a pochissima HP. Già, quindi non sarà troppo complesso anche per i DRX avvicinarsi all'obiettivo, portarselo a casa. Qua ormai si sta parlando di un po' di questa fase di scambi, appunto, dove le squadre prendono... Io prendo una torre, va bene, allora io prendo una torre. Ok, va bene, allora io prendo un drago. Sì, allora io prendo... Insomma, si va avanti un pochino così. Finché non arriveranno, immagino, a questo punto, almeno due oggetti completi per tutti. Forse potremo vederne tre per Ezreal, che sembra essere il giocatore... Il giocatore che sta seguendo il ritmo di farming un pochino più sostenuto. Showmaker, d'altra parte, lo sappiamo, sempre stato un mostro del farming sulla corsia centrale. Non vedo perché questo dovrebbe cambiare sulla corsia inferiore, dove forse tali responsabilità sono ancora più accentuate. Quindi puntare a un terzo oggetto per Ezreal sarà sicuramente un grande punto di forza, ma attenzione, un piccolo inserimento, niente. Po' ancora una volta, però, appunto, avevo detto un po' di inserimenti provano a fare un po' di aggressioni, ma il team stesso di DRX e il team di Damunchia cozzano un po', almeno per questi ancora minuti, dove bisogna raccogliere un sacco di risorse per Damunchia. Ovviamente si punta ad avere Showmaker sulle sue power spike, almeno quel terzo oggetto, Beryl sempre più sfamoso, Marlang un pochino più coriaceo, Canyon deve trovare l'assassino, per adesso ha soltanto l'attiva della cintura, nulla di più, ben lontano dall'essere quell'assassino. Sì, è vero, non è ancora così ampia la sua minaccia. Vediamo che piano piano anche i DRX stanno facendo dei passi avanti. Forse la grande preoccupazione dei Damunchia potrebbe essere, al limite, che rischi di arrivare sino alla fase di late game dove la comp di DRX ha un po' quell'identità da fucile a canne mozze, da shotgun, no? Dove spari i tuoi colpi e se vanno a segno probabilmente hai ucciso l'avversario. Se non vanno a segno è un problema, perché poi ti trovi senza shockwave, senza... liberatore missilistico, senza tante abilità che possono essere utili in quel colpo singolo, e il danno sostenuto di questa squadra non è esageratamente forte, soprattutto con un campione nel ruolo di tiratore come un Varus da letalità, che non presenta certo la stessa abilità di fare danno consistente rispetto a un tiratore tradizionale. Quindi da questo punto di vista i DRX, più va avanti la partita più la loro identità diventa molto incentrata su quel singolo colpo, che se va a segno è un ottimo segnale, ma se manca ti lascia scoperto in una posizione un po' scomoda. Drago adesso che potrebbe segnare il secondo per entrambe le squadre, e sembra che i team vogliano fightare per questo. È arrivato persino Canyon in teletrasporto, quindi vediamo cosa riescono a creare. Subito lo sbarramento energetico da parte di Ezreal, l'inserimento, bello il pezzo forte per andare a intercettare Malrang, ma il team è diviso. Kingen potrebbe essere il pedone sacrificale per l'ottenimento di comunque della seconda stack, mentre Canyon sul flank viene raggiunto egregiamente da Pioshi, che è l'ultima infiammata. Il colpo di grazia. Uno per uno, ma Drago in mano di Alex, è un po' quello che volevano di Alex stessi. Una buona risposta sicuramente da Monkia con quell'uccisione. Khan però minaccia. Vorrebbero chiuderli con il continuo poke, poi da parte di Showmaker, ma non è facile. No, molto bravi di Alex qua a coprirsi bene la ritirata. Tra l'altro avevano ancora disponibile quella shockwave, ma niente mana per Solka, quindi l'aggressione dei Damunchia si è spinta anche un po' bella che avanti. Purtroppo quel drago appunto non riescono a spingere fino in fondo, Malrang non va all-in, ha ancora Flash, Suprema, Smite, ha ancora tutto quello che poteva cercare di utilizzare per lanciarsi in uno steal del drago, quindi sembra proprio che l'intenzione dei Damunchia fosse più di rimanere concentrato sul fight rispetto che sul drago stesso. Però abbiamo visto comunque un buon lavoro da parte di Kingen, che con la Suprema ha semplicemente portato via Malrang dalla zona del fight. Ha reso molto difficile per i Damunchia continuare a sostenere un combattimento prolungato. E anche se Ken ha avuto un buon ingresso iniziale, purtroppo la sua stasi l'ha lasciato semplicemente scoperto in mezzo a molti avversari. Ha minacciato con un po' di danni, ma non abbastanza per essere uno di quegli assassini che entra, squaglia un bersaglio prioritario e poi se ne va.
Già, purtroppo si vede così. For the replay, can aggressione suprema di riposizionamento con flash annesso. Parte l'epilogo. Qua purtroppo non è la migliore delle comunicazioni, anzi diversi danni che vengono subiti a Showmaker. Quell'epilogo purtroppo un po' corto e soprattutto arriva dopo lo spostamento arcano da parte di Ezreal, quindi non ottimale. Più che altro appunto Showmaker si è fermato a lanciare la sua ulti mentre quell'epilogo stava andando, quindi non ha avuto tempo di avvicinarsi, di chiudere rapidamente le stack, mentre se avesse magari trovato l'immobilizzamento e poi sparato la suprema avrebbe anche garantito più bersaglio. Ma secondo me, che se non sbaglio, non ha nemmeno trovato Kingen, che era forse il più vicino dei due. Sicuramente un buon tentativo di aggressione da parte di Arex. Abbiamo visto Pioshi che ormai tira giù dei danni abbastanza pericolosi anche per Khan, che nonostante sia vicino ormai a livello 16 con questo Viego, fa fatica a reggere quegli scontri diretti. Questo Viego non ha esattamente snowballato come forse un campione del genere voleva fare, quindi DRX abbastanza convincenti per ora nel come vogliono proporre le loro aggressioni. C'è da sottolineare, la differenza in gold è sempre molto bassa, si parla di 1300-1400 unità d'oro tra i due team, però sembra che la stiano facendo valere abbastanza bene. Abbiamo visto prima nelle grafiche i grandi vantaggi per il team dei Damwon Kia si ritrovano principalmente nel ruolo della D-Carry, con Showmaker che distacca di circa migliaia di unità. Però sta farmando pesantemente Showmaker. Sta farmando come un matto, però abbiamo visto che in questi fight forse a volte fa un po' fatica. Parte l'epilogo, bellissima anche la composizione con lo stordimento su Pioshik, una cosa di un dormi silenzio che poco serve, becca fuori dai propri compagni, la pelle con le accia poco serve, ricordiamo, può divorare soltanto se senso i Ghost, e Khan. Vediamo a caccia, minaccia comunque un possibile inserimento su addirittura Bao. E qui potrebbero forzare un Baron, d'altronde i danni dovrebbero averli. Sì. E hai anche il sustain di Yumi, la cosa più importante. Hai il sustain, hai tanti danni e hai ucciso il jungler avversario. Quindi sicuramente DRX un po' impensieriti nell'avvicinarsi a un eventuale scontro adesso. Molto bravi, quella è stata quella chiusura fulminea, quello speed up letale che menzionavamo un po' prima. Quel Volibear è arrivato immediatamente in testa a Rumble, non l'ha nemmeno visto arrivare, probabilmente lo rivediamo nel replay. Un ottimo inserimento che parte addirittura da quella mid lane. Pioshik non se l'aspetta perché vede Showmaker e Beryl là, ma appena Beryl si scollega da Ezreal per passare su Volibear, vediamo il flash di Malrang oltre il muro, il che vuol dire che non importa, ormai Yumi è partita in volo verso quel Volibear, arriverà a trovarlo anche se il range si è distanziato, si è aumentato nel distaccarsi. E quindi quella è una facile chiusura poi con epilogo per concatenare tutti i controlli e tanti danni, quei danni che finalmente Showmaker riesce a mettere giù, perché quei fight in precedenza, come abbiamo menzionato, non così facili per lui da navigare, da trovare i bersagli che vorrebbe trovare bersagli prioritari con i suoi skillshot. Adesso, quando trovi un bersaglio singolo, lo stunni, lo immobilizzi, gli spari tutto in testa, molto più facile. Assolutamente. Si riparte quindi con un vantaggio che viene addirittura spostato al lato da Damwon Kia, grazie ovviamente adesso anche a questo barone ottenuto, sicuramente un pochino più di respiro e controllo che piano piano potrebbe arrivare al lato da Damwon Kia. Ma abbiamo detto, la composizione da Damwon Kia punta ad avere sicuramente un late game che può continuare a sostenere grazie a Yumi e alle Q da parte di Showmaker. Già, vediamo adesso questo drago, perché questo drago potrebbe essere il soul point di DRX e non è qualcosa che vuoi lasciare leggermente. Una comp del genere con un drago d'oceano potrebbe diventare pericolosa, ma ecco che parte Malrang. Attenzione, si corre, catena corruzione che va vuoto, Ghost gioca molto bene con la nebbia stessa, il drago viene garantito, Pioshi cresce grosso, Ghost l'inserimento, Canyon addirittura in estasi l'ha costretto, solca fuori da teamfight, Pioshik ha raggiunto egregiamente, Khan raccoglie anche l'uccisione, ultimi colpi addirittura, minacciano molto bene, Canyon insieme a Yumi stessa, danza nella nebbia di guerra e non solo, nella nebbia addirittura di Khan stesso, gli ultimi colpi, signori, una carneficina pulita, The Huxite fenomenale da parte da Mokia, con teletrasporto si vola direttamente alla chiusura del game, ne vogliono sapere. Così sembra, doppio TP, sembra che Damwon vogliono veramente spingere più in fondo. The timer, si stanno avvicinando adesso alla ventina di secondi, quindi oh mio Dio, potrebbe effettivamente essere così. Cosa è successo a questo game? Damwon Kia, quel 2-1 vuole trasformarsi in un 3-1 a quanto pare. Tornerà becca, ma... Tornerà becca, ma virtualmente ormai i giochi sono fatti. Addirittura Canyon
si diverte un po' col cibo, gli ultimi colpi, prima ancora che loro stessi possano fare qualcosa, i Minion daranno la mazzata finale e concluderanno così una partita. Sai cosa mi è sembrato quest'ultima aggressione? Sentiamo. Ho la perfetta metafora, diciamo. Sentiamo. O chiave di lettura. Questo è il primo incontro di box, ok? Mm-hmm. I Damon Kia trovano un buon... Non so se sei un grande intenditore di box, però in ogni caso avrei visto sicuramente qualche Rocky, se per sbaglio. I Damon Kia hanno trovato un buon angolo, sono riusciti mm-hmm. a spingere all'angolo i Direx, sappiamo che l'angolo è temibilissimo, non è facile proteggersi, e hanno incominciato a fare una raffica di cazzotti e l'arbitro si è messo in mezzo e ha detto: ragazzi, basta, è soltanto il primo round, stop, e li ha allontanati. È un po' quello che è successo, perché i Minion qui hanno fatto da arbitro e stavano ancora picchiando, e i Minion hanno detto: ok, basta ragazzi, concludiamo, basta, mi prego. Fine primo round, passiamo al secondo con calma, non fate tutto adesso. Brutale, perché l'aggressione sta veramente brutale e immediata. Yeah. Un fight per il drago, che poi, tra l'altro, due stacca a testa, quindi ben lontani dall'arrivare un'anima e quant'altro, e si vola dritti sul Nexus con il primo barone a pochi secondi. Qualcosa di veramente sorprendente nella conclusione. È un po' come io ho visto un po' invece un'altra analogia. Vai, prego. Perché più che altro la cosa che mi ha sorpreso, la cosa che vedo più caratteristica di questo finale è proprio la sorpresa con cui è arrivata. Sì, cioè, è strano, no? E sembra un po' fuori posto questa vittoria. È un po' come se stessi guardando Dragon Ball e invece di fare un combattimento che dura 6 episodi, dura un episodio solo. Cioè, in un episodio arriva il nemico, parte il combattimento e lo batte. Non è una cosa... Rimarrei amareggiato, soprattutto. Cioè, appunto, sembra un pochino fuori posto. Come dici, com'è, già finito? Cioè, adesso ci stavamo iniziando a scaldare, perché abbiamo avuto soprattutto questo early game così prolungato, così esteso nel creare questo accumulo, ecco, per Damon Kia, che hanno detto: stiamo farmando, esatto. E abbiamo vinto la partita. Cosa? Sì, ecco, anche queste inquadrature sono importanti, ragazzi, perché se fosse appena collegato sapete che stanno durando di più queste inquadrature che la partita stessa, o addirittura l'assalto finale è durato meno di queste inquadrature, per farvi capire quanto sicuramente... è strano. Sicuramente queste inquadrature sono durate più del gold lead dei Damon, perché guarda, a quanto pare sì, guarda, guarda il grafico finale, sono cosa saranno, tipo 3 minuti di gold lead, quelli alla fine, forse nemmeno. Neanche. Sono, io direi sì, sui 3 minuti, forse leggermente meno. Decisamente sorprendente il modo in cui si è conclusa, perché va bene quel fight, ok, la carneficina, poi ti muovi sul... No, in realtà la carneficina è arrivata quella sul fight finale, non è nemmeno stata una carneficina quella che ha portato al barone, è stato un pick su Pioshik che ha eliminato il jungler, il barone, che ha permesso, esatto, ai Damon Kia di prendere il baron, e poi con quello stesso baron hanno finito il game. E questa è una cosa, tra l'altro questa è una cosa che vediamo, ecco, forse è questa la cosa che vediamo più di rado, il primo baron che è difficile che col primo baron chiudono, addirittura e in non team. È neanche e se ti dico una cosa del genere tu ti aspetti ah ok, è un team che stava stompando e stava stompando che a 20 minuti ha preso il baron e ha finito la partita. No, è un team che era in svantaggio, ha preso il baron e al fight dopo ha finito la partita, e anche questa perché... è la cosa folle. E voglio aggiungere anche che abbiamo visto team stompare e che comunque a 20 minuti non hanno mai chiuso magari un game, sono fermati a l'inibitore, le torri del Nexus, per il respawn proprio dei nemici. Esatto. Invece qua, il fatto che abbiano trovato l'uccisione già con Baron, teletrasporto immediato in base, già. È concluso con torre, inibitore, doppia torre e Nexus. Tanti davvero elementi, folle, c'è da dire, che hanno strani. Portato a quella conclusione, perché bisogna considerare il fatto che i Damon avessero 3 teletrasporti in questa partita, e quindi vero? Sull'azione finale sia Khan che Showmaker hanno potuto teletrasportarsi direttamente verso la base avversaria. C'è da considerare il fatto che appunto avessero ancora il Baron dal fight precedente, vero? E che l'ondata dei Minion fosse così ben accomodata sotto la torre dell'inibitore avversaria da permettere loro di non perdere tempo, di non dover aspettare i Minion che arrivano e allora poi andiamo avanti e li portiamo avanti, accendiamo le torri. No, erano già pronti, hanno visto l'opportunità, hanno finito il fight e hanno detto: ok, abbiamo i Minion, finiamo il game. Sapevano già che quello era il loro piano di gioco. Ed è un po' un peccato per i DRX, perché sicuramente questa è una squadra che aveva ancora molto da dimostrare in questa partita. Ecco, adesso lo vediamo, saranno due highlight che passano da i DRX che prendono il drago e scambiano uno per uno a questo pick qua, che poi porta il barone, e questo è già il fight finale.
E di nuovo, non è stato un fight terribile. Molto bravo Kingran, di nuovo allontanare Malrang, impedire quella grande combo di Volibear che ti corre addosso con l'epilogo. Ma comunque, Showmaker è da solo sulla backline, continua a fare danni indisturbato. I DRX non riescono a mettere giù le giuste combo. Abbiamo visto un liberatore missilistico scollegato dalla Shockwave di Orianna, che comunque ha trovato soltanto Viego. E poi questa catena di inseguimenti che ha portato la carneficina è alla conclusione. È stato veramente... penso che inaspettato sia il termine più calzante per descrivere il tutto, perché avrei scommesso tranquillamente che questo game avrebbe visto protagonista almeno un altro fight. Probabilmente o sarebbe durato un po' di più sui vertici finali. Ho parlato di come i Damon Kia volessero raggiungere, no, quel ipotetico team fight dove Akali impensierisce, magari Yumi segue, Showmaker può continuare a massacrare Q su Q. Non è mai arrivato effettivamente quel setup, quell'impostazione. No. L'ultimo, anche l'ultimo team fight, quello del bar, l'ultimo team fight, quello al drago stesso. Malrang si lancia, tra l'altro anche in maniera abbastanza confusionaria, perché ogni qualvolta che faceva Q flash, King era bravissimo ad acchiapparlo con il terzo forte. Quindi Malrang si lancia. L'ombra comunque un po' impensierisce i DRX, che molto prontamente retrocedono verso la parte inferiore del fiume. Però poi a quel punto comunque Marag si ripropone, l'epilogo, Akali minaccia sul flank, solca onda d'urto e poi però flasha fuori da praticamente il fight stesso, perché dietro a quel muro, se non ti seguono puoi fare ben poco, non ti puoi reinserire, lascia quindi un po' il team scoperto, si aprono dove effettivamente una frontline non c'era, Bao serviva semplicemente per divorare, o meglio Becca serviva per divorare Bao, quindi... a conti fatti hai un po' ha lasciato la porta aperta per i Damon Kia, che hanno detto sai che c'è, entriamo e ci mangiamo anche il tuo pranzo, cioè che ci siamo. Sembra decisamente quello il risultato finale. Sì, sì, ultima metafora finale, cioè, questa è quando dai il dito, si prendono la mano e il braccio, perché è un po' quello che spalla, è successo. È un, la un spalla, pezzo la collo, testa, un pezzo di collo. Signori, siamo già quindi al match point, ricordiamo, in quello che sono le best of three, basta vincerne due, uno è già andato a quanto pare, quindi Damon Gaming Kia contro DRX, una piccolissima pausa e poi si torna per scoprire come